accadere, benvenuti in un nuovo video. Allora, volevo fare una video recensione fatta bene con tutte le cose del caso come il mio solito, ma per Bioshock Infinite devo fare un'eccezione perché non riesco a essere analitico, non ce la faccio, quindi perdonate questo mio sfogo televisivo che vi sto per fare, ma questa non è propriamente una video recensione. Questo è effettivamente un video dove io esprimo tutto il mio amore incondizionato per quest'opera d'arte. Io questa la definisco opera d'arte. Scommetto il mio mignolo, per rimanere in tema, che ha giocato il gioco può capire, scommetto il mio mignolo che tra un 15 anni analizzeremo questo videogioco nelle più grandi sue forme, perché è un capolavoro. Punto. Potrei finire qui il mio video, ma parliamone un secondo, perché allora, innanzitutto parliamo della cosa più importante di questo videogioco, il fatto che sia un videogioco. A me gli FPS piacciono abbastanza, non ne vado matto, mi piacciono molto gli FPS di una volta, gli FPS single player, tipo a me piace un botto, mi piaceva quando ero picciuino, i vari Doom, le varie cose, e non è che questo gioco me lo ricordi, però non è di sicuro Call of Duty. Ha un feeling molto molto old school come concezione dello sparatutto in terza persona, ed è divertentissimo. Le bocche da fuoco, le armi, cioè sono fantastiche, proprio ti chiedono di essere usate fino allo sfinimento. Sono reattive, veloci, si possono potenziare in mille modi, così anche come non dimentichiamo i Vigor, che sono un po' come i plasmidi del primo Bioshock, che ci danno questi poteri assurdi che possiamo mescolare alle armi da fuoco. Cioè, ammazzare i nemici è una gioia, ammettiamo che sia una gioia, ma così anche come usare lo skyline, andare in giro trotterellando velocissimi tra i cieli mentre spariamo in testa ai cattivoni che ci vogliono fare il mazzo tarallo. Ludicamente è un gioco che mi ha esaltato davvero tanto, perché nelle sezioni è molto dritto come gioco, non è che sia un open world o chissà che altro, anche se ci sono delle sezioni più esplorative, ma quando devi combattere, che i nemici arrivano da dappertutto, è davvero divertente. Cioè, io ho preso benissimo a sparare le cose, perché come pada alla mano il feeling che io ricevevo era ottimo, positivo, ero proprio invogliato a giocare, a sviscerare questo gioco. L'ho finito difficoltà normale ed è stata una bella sfida, cioè non che fosse la cosa più difficile del mondo, però mi ha divertito e ha pagato. Adesso l'ho ricominciato alla modalità che si sblocca poi alla fine, che si chiama 1999, dove effettivamente è davvero tosto, è davvero bello cattivo, duro, è molto molto divertente, anche se ogni tanto un po' punitivo, ma ci piace così, insomma. Quindi, se si tralasciasse il fattore trama, ambientazione, caratterizzazione, art design e tutto il resto, comunque avremo un ottimo videogioco, e la cosa a me lascia basito. Se poi andiamo ad analizzare attentamente, mamma mia, la sezione artistica, il valore proprio intrinseco della trama, dei personaggi, delle situazioni che ci vengono rappresentate, io non posso far altro che rimanere scioccato, allibito di fronte a questo capolavoro, a quest'opera d'arte. Non ci sono parole, non ci sono parole. La trama è qualcosa di esplosivo. È davvero fantastica, perché ti lascia sempre con la voglia di scoprire di più su Columbia, su Booker, su Elizabeth, sul Songbird, su tutto, per poi arrivare a un finale che non ha paragoni, secondo me, nel mondo videoludico. Arrivare in questo viaggio che dall'inizio ti porta fino alla fine è qualcosa di impensabile, io non ci sarei mai arrivato. Infatti più ci giochi, più ci rigiochi e trovi cose, e io non ne voglio parlare del finale, anche se forse farò qualche cosa per parlarne con voi, ma non qui. Io qui vi voglio dire di scoprirlo voi, ma poi tutte le varie tensioni razziali che si vanno a creare su questa Columbia, questo sogno americano portato all'eccesso, al limite, questa distopia che si va creando nella mente del profeta Comstock, che vede la guerra di secessione di Abramo Lincoln come qualcosa che ha fatto nient'altro che male, che distruzione, che l'uguaglianza tra le persone di un colore piuttosto che di un altro non serve. Le tensioni razziali, la crisi anche tra i Vox Populi e
le forze dell'ordine, della polizia di Columbia sono descritte talmente bene che ti fanno proprio riflettere, ti fanno prendere parte alla cosa e sono estremamente attuali, è questo che sconvolge. Tutto è pensato in un'ottica 1912, inizi 1900, il look, lo stile artistico, cioè fare una distinzione tra grafica e arte, secondo me in questo gioco è impossibile. Graficamente le texture si presentano tutte molto dettagliate, da vedere, uno spettacolo, uno splendore, ma lo stile, è lo stile, la caratterizzazione solo dei monumenti, degli ambienti. Mentre tu vai in giro, proprio respiri aria di altri tempi e non mi capitava davvero da eoni di innamorarmi così tanto di un paese fittizio. Certo, un paese bruttino fittizio, perché a parte l'inizio che sembra un gran bel posto, Columbia si scoprirà essere comunque un ricettacolo di qualunque cosa, un po' come era Rapture, erano due utopie totalmente diverse. Una Columbia molto più religiosa e tra virgolette aulica del sogno americano, mentre invece Rapture era più dedicata all'arte e alla scienza, ma comunque sono due facce della stessa medaglia e questa cosa verrà anche ben spiegata nell'arco di tutta l'avventura. Il doppiaggio, il sonoro, le musiche fenomenali, il tema di Elizabeth, il tema di Columbia, il tema del gioco, ti rimangono dentro, impressi proprio. Poi ci sono varie le solite classiche canzoni d'epoca che si possono sentire delle radio, dappertutto. Poi c'è qualche piccola chicca che non voglio dire, ma se siete musicofili noterete certe note, direte ma com'è possibile? E tu rifletti, pensi, ti metti dentro. È profondo, è intrigante, è interessante, è la cosa migliore che sia capitata nel mercato videoludico da mo'. E io ringrazio Dio, ringrazio Ken Levine, ringrazio tutto il creato per averci fatto assaporare questo capolavoro, che voi dovete prendere subito, giocare, non mi interessa in che modo. Fate quello che dovete fare per provare questo gioco. Se non vi piace, secondo me ci sono dei problemi. No, adesso esagero, ma io non riesco a fermarmi. Penso che sia una delle cose migliori che abbia mai giocato. E sono completamente innamorato. Mi sono innamorato di Columbia, della trama, dei personaggi. Ragazzi miei, i personaggi, uno meglio dell'altro. Poi grazie alle varie testimonianze audio veniamo a scoprire qualcosa sulla storia di uno piuttosto che dell'altro, che della città. Tutti i vari video che si possono trovare. È viva! Il confronto Rapture, che è una città vuota, claustrofobica, ormai morta, Columbia è viva, sprizza salute, vedremo feste, strade brulicanti di vita, mercati, e sembra tutto così reale che tu ti ci perdi lì in mezzo, è pericoloso questo gioco, io ci sono perso, di solito cerco di centellinare, no? I titoli che più aspetto, ma con Bioshock io non ce l'ho fatta, e lo iniziavo, mi alzavo tipo alle 8 del mattino per fare tutto quello che devo fare per poi avere la mia giornata piena di Bioshock. E non va bene, ma va benissimo così. Cioè io sono estasiato, ci giocherò ancora, ci giocherò fino allo sfinimento. E io, come avete visto, è un video un po' confusionario, ma io sono innamorato di questo gioco. Quando si è innamorati non si capisce più un cazzo, lo sappiamo tutti benissimo. Il mio voto, se doveste dare un voto, sarebbe 35 su 10. È un'esperienza che va vissuta, non è un gioco che giochi, è un'esperienza. Oltre ad essere un'esperienza estremamente divertente, fa riflettere, ci si fa innamorare, ti fa venire voglia di saperne di più in continuazione. È un dare avere, uno scambio tra il gioco e il giocatore. Più gli dai, più lui ti dà. Giocare questo gioco dritti, senza mettersi a esplorare ogni antro, ogni anfratto, ci si perderebbe qualcosa. E io non so cos'altro dire. Io vi dico solo che se doveste comprarvi una sola cosa quest'anno, non mi interessa ormai di cosa uscirà dopo, anche perché meglio di così secondo me è impossibile fare. Se doveste comprarvi soltanto un videogioco quest'anno, fate sì che sia Bioshock Infinite, perché è un capolavoro. Io non so più come farmi spiegare. È, sotto ogni punto di vista, è un capolavoro. Punto. Non c'è il multiplayer, ma chi se ne frega? Come io vi ho sempre detto, io sono un fan del single player, questa è un'esperienza puramente single. Grazie a Dio che hanno messo un multiplayer raffazzonato come era in Bioshock 2, che è una feccia della saga, secondo me. E grazie a Dio che hanno preso tanto da Bioshock 1. Ragazzi, se adorate il videogioco inteso come arte, questo fa per voi. Dovete giocarci, vi prego, fatelo per me.
Come vi ho detto, non mi ha pagato nessuno per dire queste cose, ma vanno dette se non vi fidate magari di qualcuno che gli dà dei voti troppo alti o delle riviste specializzate che magari vengono prezzolate, bla bla bla, fidatevi di me che non mi caca nessuno, compratelo, amatelo, fateci tutto quello che volete fare. Io adesso torno a Columbia, alla prossima!